Passiamo ora alla calibrazione dell'asse Z. Dal menu Strumenti, Impostazioni, selezioniamo la funzione di calibrazione. Questa operazione ci permetterà di determinare la distanza tra ugello e piano di stampa. La testa di stampa si porterà al centro del piano di stampa. Effettuando una corretta calibrazione, sarà possibile utilizzare la stampante per un lungo periodo senza dover effettuare un'altra calibrazione. La distanza ottimale tra ugello e piano di stampa è pari allo spessore di un foglio di carta, o in questo caso un post-it. Al termine del posizionamento della testina di stampa sarà possibile visualizzare una schermata che permetterà di impostare finemente la distanza tra ugello e piano di stampa. Arrivati al menu di calibrazione, posizionate il foglio di carta tra ugello e piano di stampa e gradualmente aumentate o diminuite la distanza tra i due fino a che non sentirete una leggera trazione sul foglio. Al termine della calibrazione, premete OK. La calibrazione dell'asse Z è completata. Prima di poter interagire con il menu, la stampante porta gli assi in posizione di home.